Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui su Imperator Rome. Siamo proprio nel momento in cui abbiamo concluso la difficile e costosa guerra di Tamud, cioè più che difficile è stata molto costosa per tutto l'attrito che abbiamo dovuto affrontare nelle sabbie del deserto. Ah, dobbiamo mettere dei governatori, vabbè, lasciamo passare il tempo nel mente perché... Ah, mettere un governatore discreto con una buona... Parlantine tutto, che non mi sia troppo infedele. Vabbè, dai, mettiamo lui. Vorrei qualcuno di buono, ma non troppo efficiente, in modo che tanto comunque qui ci migliora il discorso. Meno 0,25, dovremmo aspettare un bel po' prima di farlo scendere. Cammelli da provincia di carica, siamo pieni di cammelli adesso. Oh, vediamo se possiamo spendere qualcosa adesso. Primary culture, happiness, navy morale recovery, army morale recovery, change of governor policy, tributary opinion of us, monthly tyranny. Sempre le stesse cose, non... Facciamo il morale recovery. Cosa mi ha dato adesso? Costa meno sacrificare gli dèi, ma... Olive, ma date, prendete pure delle olive, ma non so che, non ho neanche così tanto interesse, cioè, sono pieno di soldi e ne sto guadagnando ancora un sacco. Guardate Cascogno, se avete bisogno di un passaggio. Tamud sta tornando a casa. Ah, posso stare qua da Ramua, non mi dava del malus. Teniamo questi mercenari magari qua da Ramua. No, i mercenari li tenevamo qua in questa zona più che altro per il discorso di... Oh! No. Oh, là dovremmo avere quegli altri 23, ma teniamoci anche i mercenari qua in zona, magari. Qua non abbiamo bisogno di tutta questa gente. Se teniamo questi 20.000 ad Aramawa, andrà benissimo. Questa non è... Ah, si può essere colonizzata? Ah, ma non abbiamo abbastanza gente intorno perché le altre città hanno troppi schiavi. O hanno pochi schiavi. Per colonizzare... Scusa, allora, di cosa ho bisogno? Ah, la cultura non è macedone. Ah? Chedarite. Dov'è Chedarite? Scusami? Cheda? No, come si scriveva? Abbi pazienza. Ah no, cultura. Da Dedan. Dedan. Ok, allora convertiamo un po' di gente. Assimila e converti. Adesso lui ci andrebbe? No, perché la cultura dominante non è quella macedone. Allora, convertiamo tutti a macedoni. Ti piace? Abbiamo speso un sacco di punti, ma la religione dominante non è ellenica. No, questo è già stato convertito. Allora, adesso possiamo colonizzare questa zona. Ok. È nostra? È nostra, evviva! Sono in passable terrain, vabbè, dai.
Ci sta. Spero che non ci arrivino dei barbari in questa zona, più che altro, perché sarebbe davvero difficile da gestire. Ma continuano a offrirmi roba, ma non mi interessa. Qua invece non è possibile colonizzarla, eh? Deve esserci una città adiacente con almeno 10 pops. Qua ne abbiamo solo 5, 1, 6. Qua ne abbiamo 7, 2, 9. Oh, qua tra poco potremmo farlo. Quindi tra poco potremmo colonizzare Automalax. Poi per avvicinarci verso Cartagine, che è davvero molto importante come movimento, perché deve stare nella stessa zona di mare, quindi in realtà potremmo anche colonizzare questa. Secondo me sì. E se colonizzassimo questa non sarebbe una cattiva idea. Aspetta. Ah, qua Philoteris. Allora, intanto muovetevi. No, marce forzate, scusate. Da quelle parti. Poi dov'è che vanno? Stanno andando a Colira, quindi vai. Abbiamo già praticamente recuperato il manpower. Wow. Cioè, è ottima come cosa. Certo, non posso lamentarmene. No, perché sto tenendo quelli sulle navi. Ops. Riportateli di là. Cos'è successo? Ia trippa. Go to. Wait. Ok. Sconfitti del tutto? Sembra di sì. Ok, tornate là a Kinopolis. Qua già, beh, ci sarà di nuovo gente che sta morendo di fame perché ci sono stati i barbari che hanno invaso e ballevare. Ma qual è il malus qua? Per tenerli? È perché c'è il deserto. Ah, mettiamoli là, scusate, che è molto più facile che non. Ah, perché poi dopo se escono fuori di qua invece. No, ma quando escono fuori di qua in genere vanno in su o no? No. No, diminuisce qua il coso. Qua è 007. Ma aumenta perché c'è un Barbarian Stronghold. Qua è 0, qua è 0, qua è 0. Ma allora no, li teniamo qua sopra perché allora là è 0 come zona. Qua sotto è 0. Questo è 0. Questo è 0. La zona un po' più pericolosa è questa, che è 7-15, che è parecchio difficile. Aumenta parecchio, ma dovremmo migliorare la nostra civilization value qua intorno. Magari costruendo un po' di roba. Adesso ci pensiamo. Mentre invece sto iniziando a capire un po' meglio come funzionano queste dinamiche dei barbari. 0 e 0. Qua invece sono 4,50. Che stanno diminuendo o stanno aumentando? Stanno aumentando parecchio. Perché c'è poca civilization value? Ma qua avevamo già costruito parecchio, se non ricordo male. Per aumentare la civilization value. Sì. No, no, quello forse va dall'altro lato. La Civilization aumenta di più 002 ogni mese. Quindi pian pianino dovrebbero tutte potenziarsi. Poi abbiamo messo il mercato in tutte. E speriamo che quelli prima o poi non siano più un problema. Qua non ci sono problemi invece. Qua, nessun problema di nuovo. Questi non danno problemi. No, no, no. Neanche. Neanche. Vediamo invece in questa zona. Qua ci sono dei barbari. Non ci sono barbari. Non ci sono barbari. Neanche in tutta quella macro zona qua. Qua no, qua no. Qua no, non c'è possibilità. Non c'è nulla, non ci sono barbari. Qua
Quindi le uniche zone un po' pericolose sono quelle che erano in là. Questa anche si è stabilizzata, mi sembra. Sì, niente più barbari, sa, eh? Anche qua. È andato tutto a posto. Tutto a sistemarsi. Gli unici posti che rimangono sono questo qua. Perché c'è il Barbarian Stronghold. Per cui sarà molto difficile diminuire il valore. Perché dobbiamo avere una civilization davvero molto molto alta in zona. E questo anche assai alto. Quindi andiamo a migliorare un pochettino facendo dei... Vabbè, io potevo anche togliere la pausa, comunque. Facendo dei marketplace che aumenta la local civilization value. Oh, non so cosa ho cliccato. Allora. Qua c'è ben poca gente. Non abbiamo schiavi a Hieropolis. Spostiamo un po' di schiavi a Hieropolis. Ok. Non sono felicissimo, provo. Allora, c'è un ufficiale che sta facendo del peculato. Allora, recupereremo i nostri guadagni. Allora, il registro guadagna 608, che vabbè, non ci servono così tanto. Tolomeo perde 5 di lealtà. Tolomeo guadagna 20 di corruzione. Noi prendiamo 10 di popolarità e guadagniamo 5 di corruzione, no? Allora, Tolomeo perde il suo incarico, l'Egitto guadagna 608 soldi, lui perde 20 di lealtà, guadagna 20 di corruzione, noi guadagniamo 10 di popolarità. Oppure questo che cos'è? Allora, ci dà 1216, perde 40 di lealtà, guadagna 20 di corruzione, noi guadagniamo un sacco di popolarità. No, 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 andiamo con questo. Scusa, lei non era quella che... Vabbè. Che altro non voglio perdere, fargli perdere troppa lealtà, ecco. Ecco tutto. Allora, cioè, lo Ierofante, adesso non abbiamo più uno Ierofante. Allora, segniamo questo che, vabbè, mi è discretamente... Ma è lo stesso Tolomeo di prima, vabbè, mettiamo... Sono Scorn of the Family? No. Sì. I Naravidi ci sono. Rimettiamo lui, allora. A Colira c'è della gente che muore di fame, quindi facciamo che questo lo spostiamo a Zest, dai. Meglio? No. Ah, perché ci sono capitati i barbari qua di recente, sì. È quello il problema. Qui c'è un training camp, ma non è che mi interessi così tanto avere un training camp. Preferirei avere un forte al massimo. Boh, vabbè, allora questa via. Stiamo migliorando, stiamo di nuovo guadagnando manpower, buono così. Quando è che saranno fatti i marketplace? Qua non c'è più spazio per i marketplace, già uno ce n'è. Vediamo se dopo che abbiamo costruito tutti quei marketplace cambia. Qua è più 005 in questo momento. È un discorso molto lungo, in realtà. Oh, 20 settembre.
Dai che finiamo anche gli altri. 1 e 1. Ok. Serve 005. Niente. Civic Advance. Ok, allora vediamo un attimo se col Civic possiamo fare qualcosa di nuovo. National Tribesman, National Freemint, Create Trade Route Cost. Questo mi piace. Costa meno fare delle trade route. No, ma perché ci chiedono sempre questo qua? C'è un sacco di gente che supporta quello sbagliato. Allora, supporta mio figlio invece. Ma mio figlio ha la maggioranza in questo momento. Mia figlia poi, adesso è cresciuta. Ma c'è solo uno che mi supporta, è quello che ho pagato adesso. Però... A 1000, ok. Questo è 199 perché sono un po' meno. Ma questa è mia figlia, quindi... Come è cresciuta bene comunque, molto carina. Speriamo che non peggiori poi con la vecchiaia perché... Sarebbe poi un bel dispiacere. Allora, vediamo se dobbiamo fare qualche forte, magari in qualche zona. Allora, abbiamo un forte qua che può servire. Qua abbiamo un forte. No, grazie. Quello è un forte degli altri. Non abbiamo forti qua in zona, ma non ci interessano tantissimo. Più che altro vogliamo che sia difesa quest'area qua. Abbiamo un forte qua. E abbiamo un forte qua. Molto buono, vabbè, no, direi che come difesa siamo a posto. Vediamo un attimo in Grecia se la situazione è positiva e ben difesa. Sparta, Megara. Se adesso possiamo farne magari uno ad Elfi di forte. Anche se poi ci costerebbe davvero parecchio, mi sa. Allora, possiamo affrontare, cioè possiamo spendere per una nuova tradizione. Heavy Infantry Maintenance Cost. Sì, dai, finiamo con questa. Ah, quella l'ha sbloccata in automatico? No. No, è ancora da comprare, sì? Sì, mi sa. Credo, o ce l'ha data in automatico? No. No, ce l'ha sbloccata in più. Allora. Vada. Va bene, dai, per questo episodio penso che possa essere tutto. Noi ci vediamo nel prossimo. Vi invito a lasciare un mi piace, un commento qua sotto e iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ciao a tutti e buona giornata.